deep in my heart, I know that I do believe we shall overcome. Liberi TV, siamo a Parigi e siamo alla settima marcia internazionale per la libertà delle minoranze e dei popoli oppressi. Siamo in compagnia di Valerio Federico, tesoriere di Radicali Italiani. Valerio, il movimento ha avvertito l'esigenza di essere qui a Parigi a questa marcia. Tu cosa ne pensi? Come sta andando? Devo dire intanto l'emozione di vedere tutti questi rappresentanti di popoli oppressi che rappresentano in qualche modo i loro conterranei che stanno vivendo nell'oppressione, magari nelle galere dei vari paesi totalitari. È un'emozione forte. Abbiamo le bandiere del Vietnam, degli Uiguri, che è una bandiera oltretutto familiare ai radicali, la ricordiamo nei congressi del Partito Radicale Transnazionale. Abbiamo le bandiere dei tibetani, naturalmente. Io devo dire una cosa: qual è il contributo che i radicali possono portare a queste iniziative per la libertà dei popoli oppressi? È la nostra analisi. Noi abbiamo negli ultimi decenni l'aumento di apparenti democrazie nel mondo, ma contemporaneamente noi denunciamo un aumento delle cosiddette, da noi definite, democrazie reali, cioè delle democrazie apparenti che in realtà non rispettano i diritti umani, non rispettano i fondamenti dello Stato di diritto, pur definendosi democrazie. E tutto questo sacrificano la libertà e la democrazia per la ragion di Stato, quindi per degli interessi di pochi per pochi. I radicali pongono questa questione: il superamento della ragion di Stato come riferimento per i governanti di questo paese e di questi paesi, e il ritorno alla Carta internazionale dei diritti umani e alle convenzioni internazionali sui diritti umani. Voglio porti una domanda: questa è la settima edizione di questa marcia, siamo a Parigi, siamo in tanti, siamo numerosi, sono tantissime le rappresentanze dei popoli oppressi che manifestano qui anche in altre capitali europee come nelle precedenti edizioni. Secondo te perché non ci sono invece le centinaia di migliaia di cittadini che dovrebbero esserci a manifestazioni di questo tipo? Ma evidentemente degli elementi di democrazia reale ci sono anche nelle democrazie occidentali, certamente in Italia la difficoltà di comunicare la situazione di questi popoli anche nei paesi occidentali esiste. C'è anche una diffusa insensibilità da parte delle comunità europee. Certo è un problema quello che tu poni. I radicali si confrontano costantemente con la difficoltà di segnalare situazioni che nel mondo si verificano, come dire, nella violazione dei diritti umani continuamente. Quindi poni un problema, ritengo, di comunicazione. Certo, noi possiamo sfruttare questa occasione per appellarci ai grandi leader dei grandi partiti italiani per porsi nei confronti dei popoli oppressi in un modo nuovo e di prospettiva, che è quella del federalismo e della democrazia. Mi viene in mente quando Berlusconi scherzava con Putin e magari anche con i giornalisti sulla situazione della Cecenia. Anche quella era una situazione di popoli oppressi interni alla Federazione Russa, nella quale governanti importanti come Berlusconi strizzavano l'occhio al violento e l'antidemocratico Putin rispetto a venire incontro alla domanda di libertà del popolo ceceno.
Un'ultima domanda, Società Libera è promotore anche attraverso una raccolta di firme, ha cercato di fare il tentativo di presentare una mozione al Parlamento Europeo per l'istituzione della giornata europea proprio dei diritti umani delle popolazioni oppresse nel mondo. Tu cosa ne pensi che l'istituzione di questa giornata possa aiutare, possa sensibilizzare il cittadino comune anche alla partecipazione, alla pressione come opinione pubblica per far muovere meglio gli stati democratici con tutti gli elementi di democrazia reale che tu ci dicevi poc'anzi, per fare in modo che l'ONU faccia meglio il suo lavoro? Beh, quale migliore strumento di indire una, in tutta Europa, naturalmente in tutto il mondo sarebbe auspicabile, una giornata per ricordare le vicende dei popoli oppressi, magari per ricordare quindi ai grandi politici europei che bisogna muoversi, che l'Europa non può essere naturalmente silente e non attiva nei confronti di questi popoli. È una richiesta al quale naturalmente noi radicali italiani, il partito, non può che aggiungersi al lavoro di Società Libera per questa auspichiamo giornata per la libertà e la democrazia dei popoli oppressi. Grazie Valerio Federico, tesoriere di Radicali Italiani.